sono tante famiglie che soffrono e tante le difese anche, incompetenze genitoriali ti tolgono il bambino, perché sei povero ti tolgono il bambino, per un giudizio affrettato ti tolgono il bambino, questo è inaccettabile e sono assolutamente d'accordo, non solo per togliere il 403, solo per avere una procedura di garanzia però, cioè non puoi, se c'è un bambino che subisce violenza devi salvarlo, però con una procedura di garanzia, mica lo puoi togliere così perché si alza un assistente sociale. Quindi siamo nella giungla, io questo lo dico da 15 anni, ai convegni, siamo ancora nella giungla, all'ABC della tutela dei bambini. Detto questo, e su questo siamo d'accordo, c'è il problema del business, e ci sono, questa la Cristina Franceschini da tanti anni, col Giornale della Verità, con la quale mi sono trovato in disaccordo, ma sono in accordo su altre battaglie che ha fatto. Non è possibile, è immaginabile, che un giudice abbia, o un giudice o un assistente sociale abbia dei interessi nelle case famiglia. È una follia, ma io dico, ma chi è che... Lo sappiamo da anni, è stata fatta una legge, perché anche qui, e poi altre cose sulla quale siamo d'accordo, questa famiglia che è stata intercettata e che ha trattato male questa bambina, dico anche lì, quell'intercettazione lì a me ha fatto impressione, e allora anche i controlli dove sono? Siamo stati al governo, la Lega è stata al governo, i 5 Stelle sono stati al governo, adesso i 5 Stelle col PD, insomma di governi ce ne sono stati tanti, ma io non ho visto delle leggi su questo tema che hanno cercato di cambiare le cose. Ho visto una proposta, il disegno di legge Pilon, che come sapete io ho contrastato fortemente, ma per altre ragioni, ma una legge che ci aiuti non l'abbiamo avuta. Poi, siccome i minuti sono pochissimi, di foto, voglio dire una cosa. Noi siamo ancora nel momento delle indagini preliminari. Attenzione, io penso che se qualcuno ha commesso degli errori o ha suggestionato, ha indotto dei bambini per fare delle false accuse, deve andare in galera e deve avere anche una punizione esemplare. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Siamo però tutti d'accordo che in questo momento siamo nel momento delle indagini preliminari. Sono una fase prodromica molto acerba. E quindi è ovvio che se si leggono, come ha fatto la Bella Spiga, se si leggono i capi d'accusa, che è la teoria accusatrice, dove si spendono parole molto grosse che poi devono essere passate al vaglio del giudice, si rischia di dire esagerare, di dire delle cose che poi magari si risolvono in delle bufale, e allora si rischia di fare delle cattive figure. Voi non avete idea quante denunce per diffamazione sono partite, e ve lo dico da avvocato, su tutte le denunce di diffamazione che poi vanno fanno centro. Quindi un minimo di prudenza, siamo tutti d'accordo che i reati sui bambini e le coscienze dei bambini non si toccano, però siamo d'accordo tutti che la pedofilia esiste, è un crimine contro l'umanità e che è anche un crimine suggestionare e indurre i bambini. Vedete che sono due argomenti che fra loro collidono, sembrano collidere, no? E invece nella nostra coscienza, chi è in buona fede stasera, immagino la stragrande maggioranza di noi, ecco, non deve pensare che collidano questi due temi. Cioè, i bambini non si suggestionano e non si inducono, ci mancherebbe altro. E lo dice chi ha visto 15 video sedute dell'unico caso che viene contestato a Fonti. Quindi tutto quello che ha detto Bella Spiga, che ha fatto bene, e ve lo dico io, poi lo vedrete, direte l'avvocato Cuffari è un cretino perché diceva delle cose pubblicamente che è stato smentito. Per carità, sono pronto a metterci, ci sto mettendo la faccia. Queste video registrazioni Claudio Fonti non suggerisce neanche una virgola. E io prima di metterci la faccia così, voglio dire, ci penso un po'. Quindi è stato correttissimo in questi video, 15 video riprese, quindi non gli si può rimproverare nulla. Poi vedremo invece anche lì della nave bolognese, noi vediamo degli ispettori, quando Bella Spiga dice questo bambino vestito da lupo, lo sa lei a che cosa si riferisce? Questo bambino non è stato strappato dalla famiglia, questo bambino viveva con la mamma, e la storia di questo bambino è una storia molto tragica che non ho tempo per raccontare, e che in qualche modo, se la raccontassimo, troverebbe un maggiore equilibrio, un racconto che in questo momento ci fa impressione, sembra che ruggisce la nave bolognese. Bolognini contro suo bambino strappato alla famiglia, non è quello, non è così il caso, è diverso. Quindi io, nei pochissimi minuti che ho, vi voglio invitare a dire questo, vi voglio dire questo: calma, siccome i bambini sono importanti, io ho una vita, io ho sempre difeso bambini vittime di violenza,
vittime, donne vittime di violenza, e anche alcuni papà che difendevano i loro bambini e con tutto il cuore, con tutta la mia professione. Sono orientato così, con correttezza. E vi dico, attenzione, sono 7 minuti, ho finito, lo so, purtroppo. In questi casi qui non viviamole di pancia le cose, cerchiamo di riflettere, i bambini meritano non solo il cuore, ma anche il cuore collegato alla testa, perché se no cerchiamo il capo espiatorio, cerchiamo la ghigliottina, in questa maniera noi non stiamo facendo un bene alle famiglie e a chi ha ragione e alle vittime, siano essi adulti o bambini. Mi dispiace che il tempo... Ci sono dei punti, secondo lei, che di questo che viene chiamato in termini ampi sistema ci sono da cambiare? Lei ha parlato anche che non è d'accordo con la riforma o l'abolizione dell'articolo 403. Sì, quando se noi vogliamo, abbiamo un palazzo di 4 piani, lo vogliamo far arrivare a 7, cioè vogliamo arricchire e approfondire una legislazione che riteniamo carente, di solito non buttiamo via, non distruggiamo tutto il palazzo. Voglio dire che abrogare l'articolo 403 è una sciocchezza immane, ovvio, perché i bambini resterebbero senza tutela. Criminalizzare i servizi sociali è una sciocchezza immane. Bisogna sostenere, cioè l'articolo 403 è deficitario di una procedura di garanzia. I servizi sociali sono deficitari di una disciplina che assicuri un'attività che abbia in sé le caratteristiche sicure della competenza, dell'imparzialità, del controllo. Ad esempio, io sono d'accordo con la videoregistrazione tutte le volte che si ha un contatto con i bambini. Cioè bisogna, come dire, arricchire le nostre leggi e non buttare via, cioè non si risolvono le cose sparando, ma curando. Lei ha parlato di una giungla, di un sistema che nei suoi ingranaggi forse non funziona, si ragiona un po' a compartimenti stagni e dove nessuna parte c'è un controllo di fatto. Ma sì, ma quello lo dico da 15 anni, ora la società si sta svegliando, idem fide tua esse iubes, così dicevano i latini per contrattare la fideiussione, 2500 anni di cultura giuridica sulla garanzia personale. Ora invece sui bambini abbiamo una giungla, perché non c'è una sensibilità sui bambini, non ci stiamo svegliando adesso sulla necessità di avere una legislazione matura e sensibile, non ce l'abbiamo, ecco perché parlo di giungla.